eccoci arrivati alla fine. Per questo vogliamo ringraziare il Signore dicendo insieme una preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E facciamo un applauso a tutto il popolo. E anche quest'anno ha partecipato a questo momento di grande unità del paese. La festa, come sempre vi dico, non è di nessuno, è di tutti, e tutti credo che in un modo e in un altro abbiamo collaborato perché potesse riuscire nel migliore dei modi. Ci siamo anche sacrificati con un po' di caldo in più, ma ogni sacrificio che si offre per il Signore è sempre un sacrificio bene accetto. Ringrazio innanzitutto le istituzioni, il sindaco, le forze dell'ordine, grazie per la presenza di ieri e di oggi. Ringrazio la Protezione Civile di Mongiana che ci ha sostenuto anche per le nuove normative che appunto ci sono per l'antincendio. Ringrazio tutti coloro che in un modo o in un altro, anche in silenzio, hanno collaborato. Abbiamo notato, dicevamo questo oggi con alcuni collaboratori, che quest'anno molti si sono coinvolti e questo è un bel segno. Molti che appunto in maniera discreta hanno dato il loro contributo. Di questo siamo felici perché questo ci fa andare avanti anche con speranza. Quando c'è il coinvolgimento di tutti, allora le cose funzionano. Per cui ringrazio anche le associazioni che si sono coinvolte. Dico a tutti che bisogna lavorare insieme e bisogna essere presenti sempre, perché chi è assente sbaglia sempre. E poi ho visto che siamo tutti un vulcano di idee. In questi giorni sono emerse 10.000 idee e di questo è bello, però le idee si mettono a disposizione durante l'anno. Durante l'anno dobbiamo imparare a dare il nostro contributo anche attraverso suggerimenti o altro, perché troppo all'ultimo non si può fare tutto. Come del resto poi ogni festa ha la sua caratteristica, ha le sue fragilità, ancora dobbiamo crescere, però l'importante è aver iniziato questo percorso di crescita. Fare di Pazzano, ma io ormai dico fare della Vallata dello Stiraro, una vera comunità in cui ci sia il rispetto reciproco e soprattutto ci sia la capacità di lavorare per il bene comune. E allora ringraziamo il Signore davvero di questi giorni, cerchiamo di fare qualche frutto spirituale. Dobbiamo tornare ad essere uomini interiori, cosa voglio dire? Che sanno rientrare in se stessi, che sanno scoprire i doni che hanno e le fragilità che tutti abbiamo e cominciare un processo di riconciliazione all'interno, perché tanti problemi nascono dal cuore. Se il nostro cuore si indurisce, se il nostro cuore non si lascia guarire da questo cuore di Cristo, diventiamo duri, rigidi e non capaci di misericordia e di perdono. E allora stiamo attenti di più a noi stessi, guardiamo meno gli altri e facciamo la nostra parte. Io devo fare la mia parte, io devo cambiare, non gli altri, io. Ma cambiamo nella misura in cui tutti insieme ci aiutiamo a cambiare. Sono contento per tanti passi e qui non posso dire, perché io custodisco da parroco tante storie, e sono contento dei passi che abbiamo fatto quest'anno,
Non esiste una festa perfetta, come gli uomini non siamo perfetti, però questo è il diavolo, sicuro, perché lui non è contento che noi facciamo la festa. Tant'è vero che ce lo dimostra sistematicamente ogni giorno, da quando inizia la novena a quando finiamo, ogni giorno un problema da risolvere, a letto del pomeriggio, all'una, alle cinque, poi abbiamo diverse telefonate. Bene, comunque grazie davvero di cuore a tutti, spero di non aver dimenticato nessuno. Ringrazio i portatori, siamo aumentati, siamo 28. Io ringrazio il Signore per i passi che si fanno, un passo all'anno, soprattutto nelle buone relazioni, ci aiuta ad essere più sereni e meno ansiosi. Io ringrazio davvero di cuore chi lavora nel silenzio per creare quel clima adatto che la festa ci dona. Bene, un altro saluto oltre ai portatori, al Comitato Feste che si impegna durante, soprattutto durante l'anno ad organizzare la festa, mi sostiene e ricordo che non sono solo io che prendo le decisioni, le prendiamo insieme dopo aver valutato al di là dei personalismi, noi siamo oggettivi per quanto è possibile e facciamo sempre quello che è possibile fare qui e oggi, perché siamo degli uomini grandi, non siamo dei bambini, per cui grazie ai collaboratori, anche ai parrocchiali, al coro, a tutti quelli che in qualche modo ci hanno dato diciamo così una mano d'aiuto. Un grazie particolare anche agli sponsor che ci sostengono e ci aiutano. Stasera dobbiamo fare un superplus di aiuto perché la festa ha anche dei costi. Allora invito tutti e mi auguro che tutti davanti a lui abbiate fatto il vostro dovere, non per me, che io oggi ci sono, domani non ci sarò, per lui e per il nostro paese. Per cui dateci una mano anche stasera quando ci vediamo. Va bene? Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sì. Concludo con quelle tre paroline del Papa che ho visto che molti giovani hanno apprezzato e che vale per tutti noi. Dio ci ama, non dimenticatelo mai. Dio ci ama, anche se sbagliamo, però non vuole che rimaniamo negli sbagli. Dio ci ama sempre, a differenza degli uomini. Secondo, Cristo ci salva, lasciamoci salvare, diventiamo più umili, frequentiamo di più la Chiesa, che non è una mostra, frequentiamo di più il Vangelo, apriamo il Vangelo. Terzo, Cristo vive, l'appello, noi guardiamo questa statua bellissima, ma ricordiamoci che Cristo cammina nella nostra vita, ci visita in tanti modi, nella sofferenza, ma anche nella gioia. Sappiamo riconoscere Cristo che passa dentro la nostra vita e ci chiede di avere un rapporto con Lui bello. Adesso facciamo una preghiera anche per un defunto che ho saputo in questi giorni, Rinaldo, che era un paesano nostro di qua. L'eterno riposo della loro Signore splenda adesso la luce per te, fosse in pace. Amen. Bene, mi pare che ho finito, vero? Anzi, dobbiamo benedire. Ciao. Devo ringraziare pure i bambini che c'è.